però dobbiamo dare l'idea della vita. Allora, ora un attimo la musica e poi lei. Forte! Di educazione alla educazione motoria abbinato alla educazione alimentare è un progetto che noi portiamo avanti da anni, siamo al 7° anno di messa in opera di questi progetti, servono per naturalmente dare ai ragazzi la possibilità di divertirsi attraverso lo sport e di riflettere su alcuni temi importanti quali l'importanza della sana alimentazione e del movimento abbinato alla cura del proprio corpo e della propria mente. Quest'anno con la dottoressa Bagnato abbiamo pensato di soffermarci sulle tematiche della salute per quanto riguarda la prevenzione della obesità e quindi delle malattie conseguenti all'obesità, quali il diabete, le malattie cardiovascolari, le malattie delle renali che sono dovute proprio all'aumento di peso. Abbiamo scoperto che in Basilicata ci sono moltissimi bambini obesi e l'obesità, noi sappiamo, è dovuta soprattutto alla cattiva alimentazione, al cattivo stile di vita. I nostri ragazzi mangiano continuamente cibi che sono ipercalorici, per cui è importante dare loro questo input, cioè che devono consumare più frutta, più verdura, un'alimentazione di tipo mediterraneo.